Wow, ma sono di nuovo dentro a Dress to Impress nella vita reale. E vai! Sì, però questa volta non ho intenzione di perdere. Beh, buona fortuna. Sai cosa faccio, Billy? Cosa? Mi prendo il VIP. No, non ci credo! Sì! E questa volta sarò invincibile. Allora lo voglio anch'io, me lo regali? No! Ti prego, ti prego, ti prego! No! Dai! Ma non te l'aveva già regalato qualcuno? È scaduto! Peggio per te! Ma lo sai che io ho più fortuna nelle votazioni. Se mi regali il VIP possiamo collaborare e vincere insieme! Ah, e va bene! Ci caschi sempre! Voglio tutti gli oggetti da VIP! Voglio le ali d'angelo! Wow! Bellissime! Guarda, Billy! Si possono personalizzare! Mamma mia, sono gigantesche! Sì! E finalmente possiamo mettere le orecchie da elfo! Così possiamo fare gli elfi e le fate! È vero! Oh, eccole qui! Oppure Shrek! Giusto! Io voglio fare Shrek, per forza! Billy, guarda! Abbiamo finalmente l'ombrello! Wow! L'ombrello! Così quando piove non ci bagniamo! Ma non ne avevamo già uno in casa? Sì, ma non su Dress to Impress. Ora i nostri outfit saranno i migliori. È uscito il tema! Personaggi magici. Billy, possiamo fare le Winx? Io non voglio fare Tecna. Ah, nemmeno io. Io voglio fare Bloom. E io Stella. Ok, diamoci da fare. Allora, prima di tutto mi tolgo le orecchie da elfo. Peccato. Allora, cominciamo dai capelli. Questo taglio mi piace. Rossi, ovviamente. Io ce li ho biondi. Con i codini. Come mi donano, wow. Adesso che ho il VIP posso mettere dei top più complicati. Guarda che bello questo, Billy. Ta-da! Wow, già. Adesso cambio colore e lo metto azzurro. Poi la gonna. Azzurro, ovviamente. E i guanti. Wow, sei bellissima. Grazie. Adesso tocca a me. Mi serve un top. Di questo colore? No, così no. Stella è quella arancione, giusto? Haha, perfetto. Adesso mi servono i pantaloni. Oh, potevano farli un po' carini. Vabbè, arancioni anche questi. Wow, Billy, sei proprio una bella fata. Grazie. Adesso ci va qualche dettaglio. Corona e collana. Io devo indossare il cerchietto. Haha. E poi le scarpe. Oh, accidenti, quanto sono alte. Anch'io voglio essere altissimo. Sì, eccomi qua. E ora, Billy, finalmente possiamo indossare le ali di fata. Wow, che belle! Finalmente, non aspettavo altro! Allora, posso mettere queste. Rosa, gialle, verdi, viola, azzurre. Anch'io! Viola, verdi, gialle, azzurre. Ele! Sono animate! Cosa? Sì, guarda, possiamo farle muovere! Ma sono bellissime! Già! Oh, stavo dimenticando i guanti! Perfetto! Io ho fatto un elfo magico. Che bella! Si vede che anche lei ha il VIP! Sì, ma mi raccomando, Billy, non diamo troppe stelle che poi non riusciamo a vincere. Su, forza, votatemi! Dai, 5 stelle! Forza! Le do 2 stelle, dai! Visto che gliele hai già date tu, io non do nulla. Io sono la regina dei cieli. Cavolo, ma è bellissima! In confronto i nostri outfit fanno ridere! Ma io mi sono impegnato così tanto! Anche io! Che imbarazzo, uffa! Dai, Billy, possiamo ancora vincere! Però devo essere onesta, questo outfit è troppo bello, le devo dare 3 stelle! Ma tu sei la prima a dire di non esagerare con le stelle! Lo so, ma non posso sempre barare! Ok, è il nostro turno! Wow, siamo bellissimi, Billy! Siamo super fatosi! Votate, votate! Sei, votate! Che paura questa! Scusate, mi sono collegata all'ultimo, votatemi! Meno male che c'è qualcuno che ha fatto peggio di noi! Già, sicuramente non vincerà lei! Vinto lei? Ma non ci ha messo nemmeno la faccia! Oh mamma, ho vinto! Grazie mille a tutti! Sono scioccata. Dai, vedrai che il prossimo round andrà meglio. Un attimo! Che c'è? Mi sono ricordato di una cosa. Cosa? Mi sono ricordato di un enorme segreto di Dress to Impress. C'è una ragazza in pericolo, tipo. Cioè, c'è una ragazza scomparsa e tu te la scordi e ti dimentichi di dirmelo? Mi sono fatto prendere dal momento, volevo vincere la partita! E dov'è questa ragazza? Chi è? Mi pare si chiami Lina. Luna.
Lena? Lana! Si chiama Lana! E dov'è? In un posto nascosto. Devi seguirmi! Cosa? Dobbiamo schiantarci contro la libreria. Tipo il binario 9 e 3 quarti di Harry Potter? Esatto! E se ci schiantiamo? Ti fidi di me? Assolutamente no! Perfetto! Andiamo! Sì, aspetta! Dove vai? Ah! Ma dove siamo? Questa stanza non l'ho mai vista. Visto? Che ti dicevo, è una stanza segreta e laggiù dovrebbe esserci Lana. Ma è scomparsa. Dov'è Lana? Non lo so, e qui c'era proprio una gabbia. C'è qualche rimasuglio. E cosa c'è scritto lì? Stay in school. Io ho 4 d'inglese. Che c'è scritto? Rimanete a scuola. Oh, uffa. Billy, c'è qualcuno che può aiutarci a trovare questa Lana? La mia maglia è fatta di Lana. No, Billy, intendevo la ragazza. Ah, giusto. Forse Lina ci può aiutare. Lana, Lina, Billy, ma mi prendi in giro? No, davvero, torniamo su. Ehi, Lina. Sì? Che unghie volete? Non vogliamo farci le unghie, vogliamo sapere dov'è Lana. Lana? Io non conosco nessuna Lana. Sì, invece, me ne hai parlato tu la scorsa volta. No, no, non so di che parli. Sì, invece, per favore, mandate in onda un flashback. Tu chi sei? Sono Lina, c'è scritto qui il mio nome. Da quanto tempo lavori qui? Da qualche settimana ho sostituito Lana. Chi è Lana? Nessuno che ti riguardi. Sembri un po' sospetta. Assolutamente no, perché dovrei essere sospetta? Perché ti stai agitando come una pazza! Visto? No, non mi ricordo. Allora, vuoi che ti faccia queste unghie, sì o no? E le devi credermi! Tutto questo è sospetto. E non abbiamo altri indizi. E sta scadendo il tempo. Billy, dobbiamo fare il tema! Il tema è palude! Ele, stai pensando anche tu a quello che penso io? Ma certo, Shrek e Fiona. Io faccio Shrek. E io Fiona. Andiamo a cambiare il colore della pelle. Ah, verde palude! Verde foresta. Stessa cosa. Io vado a mettere i capelli. Allora, questi sono perfetti. E io mi metto pelato. Ehi, ma dove è finito il mio cappello? Ridatemelo! Andiamo a mettere le orecchie, Billy. Ele, guarda queste orecchie, sono proprio quelle di Shrek. Perfette, le metto anch'io. Adesso per il vestito. Quello lì è perfetto! Adesso ci vanno soltanto i pantaloni. Ok, le scarpe. Ho trovato un codice segreto per avere le manone di Shrek. Taran! Ho trovato il vestito perfetto. Tada! Sei bellissima, Ele. Anzi, sei un'orchestra perfetta. Dovrei prenderlo come un complimento? Non lo so. Sta scadendo il tempo. Siamo pronti. Chissà se anche gli altri avranno fatto Shrek. Ma noi saremo i migliori. Noi siamo creature della foresta. Banale. Una stella. Ehi, ma come vi permettete? Sì, sì, certo, il prossimo. Guarda, questo ci ha copiati. Copione, copione. Sì, ma non è bello quanto il nostro. Una stella. Ok, è il nostro turno. Andiamo. Sono Shrek. Votatemi, votatemi. Se vi votate posso ruttare a comando. Billy, non ce n'è bisogno. Ok. Speriamo di vincere. Scusate, sono arrivati in ritardo. Votatemi. Ma questa non è quella che ha detto di essere arrivati in ritardo anche prima? Sì, infatti è una bugia, lo dice solo per farsi votare. No, non è vero, sono davvero arrivati in ritardo. Ma nella chat si vede che lo avevi già scritto 20 minuti fa. Non è vero. Bugiarda! Dovremmo darti 0 stelle. Non capite niente, ciao. Scopriamo chi ha vinto. Siamo arrivati secondi. Sì! Ma chi c'è prima? Di nuovo tu? Grazie a tutti, non me l'aspettavo. Sì, invece, hai detto che sei arrivata all'ultimo solo per farti votare. Torna qui! Questa volta non abbiamo vinto, anche se abbiamo fatto il VIP. Già, ma la prossima volta andrà meglio. Io voglio entrare nel server dei pro. E io voglio ottenere il vestito gigantesco da principessa. Ce la faremo con la forza del team Olivieri. Già,